tanta gente anche quest'anno alla festa qui a Sumiraga, un po' storica per la Lega? Beh, diciamo che dopo qualche anno per forza maggiore ci eravamo fermati, abbiamo ricominciato con le feste, questa è una di quelle storiche, è una sezione storica, è bello ritrovarsi tutti assieme, no? Per far festa, non soltanto per parlare di politica. Senta, signor Ministro, da Varesino, il centro federale del ghiaccio a Varese, realisticamente come lo vede? Vedo come sede naturale, nel senso che c'è una storia a Varese legata agli sport del ghiaccio. Questo non è semplicemente però un palaghiaccio, è un centro dove in qualche modo dovrebbe ruotare tutta la formazione e l'allenamento delle discipline legate alla Federazione Sport Ghiaccio. Quindi io credo che la candidatura a Varese ci stia tutta, poi vediamo alla federazione cosa decide, e soprattutto è coerente con quello che è il progetto portato avanti anche dalla Camera di Commercio, delle Unioni Industriali, di far diventare Varese un po' un polo del turismo sportivo legato agli sport magari minori, non esattamente quelli che vanno per la maggiore. Credo che sia assolutamente coerente, ecco.